Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti a questo primo incontro, almeno per quello che mi riguarda, del 2022. Ci entriamo con una novità in materia di appalti, particolarmente rilevante proprio per la tematica che oggi intendiamo affrontare, quella del subappalto. Qui voi avete il programma delle cose di cui parliamo oggi. L'incontro di oggi si collega a quello che abbiamo fatto a metà dicembre e quindi dobbiamo avere una visione unitaria e coerente dei due webinar. Del webinar precedente, tra l'altro, avete già le slide. Furono fra l'altro fatte molte domande e quindi io nella prima parte che è a me dedicata, tra l'altro proverò a rispondere a alcune di queste domande, lasciando altre domande alla collega Maria Teresa Massi. Dicevo, novità, perché queste sono le norme che oggi disciplinano la materia del subappalto, l'articolo 105 del codice dei contratti e l'articolo 174 relativamente ai subappalti in materia di concessioni. E tuttavia, abbiamo recentemente avuto modo di vedere che il governo e il Parlamento italiano hanno, il Parlamento in particolare, perché parliamo di tre leggi, hanno approvato queste norme, di cui l'ultima, la legge numero 238 del 2021, pur essendo approvata il 23 dicembre del 2021, è stata poi pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica Italiana soltanto il 17 gennaio del 2022. E quindi ieri l'altro, quindi ieri abbiamo avuto modo di poterla vedere. All'articolo 10 di questa legge sono presenti una serie di disposizioni e di modifiche del codice dei contratti, fra le quali appunto spiccano una serie di modifiche che attengono proprio alla materia del subappalto. Eccola qua, questa è la legge. La legge è in Gazzetta Ufficiale numero 12 del 17 gennaio del 2022. Tuttavia, è una norma che è vigente a decorrere dal 1 febbraio del 2022. Quindi oggi ne abbiamo 19. Per i prossimi 10 giorni la norma non è vigente. Vedremo che questo può creare non poche problematiche a chi, penso molti di voi e noi, sia intenzionato a pubblicare procedure di gara o avviare comunque procedure di affidamento nel periodo che va appunto da domattina, da oggi pomeriggio, fino al 1 febbraio del 2022, perché vi sono una serie di questioni che appunto meritano di essere viste con una certa attenzione. L'articolo 10 di questa norma, che rappresenta le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Italia all'Unione Europea, è l'articolo 10, attiene alle disposizioni in materia di contratti pubblici e attiene ad una procedura di infrazione, la numero 2018-2273, e quindi attiene al fatto che l'Italia su alcune materie, e proprio il subappalto è una di queste, è stata oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per norme appunto contrastanti con i principi e le disposizioni comunitarie, le direttive in particolare 23, 24 e 25, 2014 UE. Allora, io ho provato nella giornata di ieri, intanto molto banalmente, a mettere insieme le modifiche al codice dei contratti, con particolare attenzione a quelle che riguardavano la materia del subappalto, e qui voi vedete in grassetto, o cancellate in grassetto, vedrete quelle norme che appunto sono inserite dalla 238 del 2021. Il primo articolo in questione è l'articolo 31,8, che attiene
che attiene. Ecco, questa è una norma che apparentemente semplice, che invece rivela, fa emergere, solo se prestiamo un pochino più di attenzione, notevoli difficoltà esegetiche. Intanto la norma attiene agli incarichi di progettazione, ma anche agli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e quindi siamo pur sempre nell'ambito della progettazione. Ma riguarda anche gli incarichi di direzione lavori, di direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché, che sono un affidamento, una modalità di affidamento di incarico del tutto autonoma e diversa dalle altre, gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto delle attività del responsabile unico del procedimento. Cioè, in sostanza, quelle attività di supporto al RUP che oggi sono, diciamo, di grande importanza proprio anche in relazione alla necessità di avere tutte le competenze per poter celermente e regolarmente svolgere gli affidamenti che derivano dal PNR e dal PNRR e PNC. Quindi non solo gli incarichi di progettazione e di coordinamento, ma anche questi incarichi di supporto. La norma dell'articolo 31 continua con la sua seconda linea, avendo come soggetto l'affidatario, e quindi l'affidatario dovrebbe essere l'affidatario degli incarichi di progettazione, coordinamento, direzione lavori, quindi l'affidatario di una di queste tipologie di contratti non può avvalersi del subappalto, vedete, dice la norma, fatta salva l'eccezione per le indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle, che quindi non sono subappaltabili, le relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Quindi la norma parla, a riferimento a varie tipologie di contratti, da quelli di progettazione a quelli di supporto al RUP. Tuttavia, nel momento in cui affronta il tema del subappalto, lo affronta per indicare in termini generali che l'affidatario non può avvalersi del subappalto, e quindi sembrerebbe che l'affidatario di uno qualunque di questi contratti non potesse avvalersi del subappalto. Fatta eccezione per tutta una serie di documenti che attengono essenzialmente alla progettazione, che quindi non si traguardano alle altre tipologie di affidamento. D'accordo? In grassetto c'è l'aggiunta del 238, che diciamo di nuovo si collega al solo incarico di progettazione, perché fa riferimento al progettista. Quindi il progettista può affidare a terzi, vedete, qui non dice può subappaltare, ma può affidare a terzi. Quindi la logica è quella non solo del subappalto, ma quella del subcontratto, dei contratti tra professionisti, diciamo così. Attività di consulenza specialistica inerenti al settore energetico, ambientale e acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura. Quindi si possono affidare a terzi attività non attinenti alle discipline dell'ingegneria e di architettura, che evidentemente attengono in modo essenziale all'incarico di progettazione. Poi qui non c'è una virgola, anche se nella lettura che do io sembrerebbe doverci essere, per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze. Ovviamente il fatto che ci sia o non ci sia una virgola cambia di molto, perché se noi leggiamo altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura, per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, allora vuol dire che questi sono affidabili a terzi solo nel caso in cui siano richieste apposite certificazioni. Invece, se noi lo considerassimo come frase staccata, sarebbe l'opposto in sostanza, cioè potremmo affidare a terzi, e io credo che sia la lettura più credibile, però è un mio giudizio veramente personale dovuto a una lettura che ho fatto ieri, considerato che la norma è di ieri l'altro, d'accordo? Quindi che il progettista quindi possa affidare a terzi attività di consulenza specialistiche, tra queste quelle per le quali sono richieste apposite certificazioni. In italiano reggerebbe meglio, rimanendo ferma ovviamente la responsabilità del progettista. Quindi questa è la norma.
che è una novità significativa. Collegata a questa norma, io ho immediatamente inserito una slide successiva che riguarda che attiene all'articolo 80,1. Dov'è? No, scusate. Allora, no, questa non l'ho inserita. Allora, torniamo indietro. Allora, legata a riferita a questa norma, tuttavia, noi abbiamo a dover esaminare l'articolo 105 del codice dei contratti, in particolare la parte che attiene alla definizione di quei subcontratti che non costituiscono subappalto, e tra questi ci sono gli affidamenti di lavoro autonomo. Ecco, io quindi ne derivo che almeno per quanto riguarda gli incarichi che non attengono alla progettazione, e in particolare quelli che riguardano i servizi di supporto al RUP, ecco, per questi contratti, per questa tipologia di contratti, sia consentito, in ragione dell'articolo 105 del codice contratti, e nonostante quello che è stato, diciamo così, introdotto qui nell'articolo 31,8, che non contraddice quanto sto dicendo, siano consentiti contratti di prestazione autonoma, ecco, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, tra professionisti volti a creare, diciamo, le condizioni per cui nell'ambito del supporto al RUP si sviluppino le competenze giuridico-amministrative, tecniche, ingegneristiche, architettoniche, geologiche, tutte quelle competenze che sono necessarie per il supporto al RUP. Considerando questa tipologia diciamo, di relazioni tra professionisti, non alla stregua dei subappalti. Questo è l'orientamento che io propongo. Sempre andando oltre, e naturalmente sono gradite le domande perché possono, diciamo, consentire di vedere aspetti importanti di questa argomentazione. Anche Teresa, che mi sta ascoltando, se vuole poi su questo argomento aggiungere degli aspetti, naturalmente sono ben graditi. Perché se noi dessimo una lettura restrittiva di questa norma, ne desumeremmo che nell'ambito di questa attività, ecco, non sono consentiti subappalti e nemmeno subcontratti, il che secondo me contrasta con la logica stessa dell'introduzione che ha voluto inserire con la legge 238 il nostro legislatore. Un'altra novità, sempre in materia di subappalto, inserita dalla 238, anche qui le modifiche sono in grassetto, attiene all'articolo 80 del codice dei contratti. Uno degli articoli più famosi, più noti, diciamo un best seller, potremmo dire, nell'ambito del codice dei contratti, perché nell'articolo 80 ci sono le cause di esclusione, e quindi è un articolo fatalmente di grande importanza, purtroppo mal scritto. Devo dire che ANCI e IFEL, purtroppo, nella fase di stesura del codice dei contratti, non ebbero modo di aver voce su questo articolo 80, e credo che, diciamo, invece ANCI e IFEL, non tanto per chi avrebbe indicato come competenze, ma per le competenze che porta dentro di sé sia l'ANCI che l'IFEL, per il fatto di avere a che fare proprio con le stazioni appaltanti, probabilmente, diciamo, qualche modalità per rendere più semplice questo articolo ci sarebbero. Ma tralasciando questo aspetto, noi vediamo intanto una cosa abbastanza semplice. Qui siamo proprio nell'ambito della procedura di infrazione, del superamento di alcuni ostacoli. In sostanza, l'articolo 80,1 individuava le cause di esclusione degli operatori economici relativi al compimento di reati, condanne con sentenze definitive, decreti penali di condanna, patteggiamenti, d'accordo? E la norma faceva riferimento a queste cause di esclusione riferite all'appaltatore, ma anche al subappaltatore. E questo perché? Perché ai sensi dell'articolo 105,6, che come vedremo è anch'esso interamente abrogato, le
per alcune tipologie di appalti di importi superiori a determinate soglie, era obbligatorio in sede di gara per gli appaltatori indicare le terne dei subappaltatori. Poiché l'articolo 105,6 è stato abrogato, conseguentemente anche l'articolo 80,1 e poi vedremo anche il comma 5, ecco va bene, poi anche il comma 7 successivamente, cancellano l'addizione anche riferita a un suo subappaltatore. Ovviamente in sede di gara non si deve indicare la terna, d'accordo, e quindi non ovviamente conseguentemente nemmeno le cause di esclusione possono riguardare nella fase della gara il subappaltatore. Sia chiaro, la direttiva UE, le direttive comunitarie, prevedono espressamente che le stazioni appaltanti, anche gli stati, ma anche le stazioni appaltanti, in particolare le stazioni appaltanti, possano richiedere che vengano indicati i subappaltatori. Quindi il fatto che sia abrogato l'articolo 105,6 non preclude definitivamente dal fatto che si possano chiedere i nominativi dei subappaltatori in sede di gara. Questo almeno a mio avviso. Certamente la mia opinione è che in linea generale questo sia inopportuno, in quanto la richiede e richiederebbe e aveva richiesto uno sforzo da parte degli operatori economici di individuare, tra l'altro, terne, in una fase nella quale non erano neanche ancora aggiudicatari, quindi costituendo quindi un'attività organizzativa in una fase nella quale c'era la incertezza assoluta rispetto all'aggiudicazione. E questo oggi vieppiù che è stato abrogato l'articolo 105, determina le condizioni per cui i nominativi dei subappaltatori non, in linea di massima sia totalmente inopportuno richiedere. Tuttavia, la stessa giurisprudenza italiana, certo, in presenza dell'articolo 105,6 ancora vigente, comunque anche per gli appalti dove questo non era obbligatorio, aveva ritenuto che le stazioni appaltanti con specifiche motivazioni potessero richiedere anche i nominativi dei subappaltatori. Qui credo di essere stato chiaro su questo argomento e quindi in linea generale oggi comunque questo non c'è più e quindi va in linea generale è sufficiente che l'impresa appaltatrice dichiari di voler subappaltare indicando l'oggetto, indicando le quote, eccetera, eccetera. Andiamo ancora avanti, perché l'articolo 80,7 sembra sullo stesso tenore del comma 1 e comma 5 che abbiamo testé affrontato. In realtà, se noi lo leggiamo con attenzione, io ho provato a leggerlo una prima volta e ho avuto l'impressione che avesse le stesse caratteristiche, e invece, se noi lo leggiamo con attenzione, vediamo che ci dice qualcosa di forse diverso. Perché cosa dice? Forse non è stato nemmeno, diciamo, forse non era nemmeno necessario, se noi lo andiamo a guardare oggi, che questa parola o un subappaltatore fosse presente nella norma, nel testo dell'articolo 80,7. Cosa dice l'articolo 80,7? Dice che un operatore economico, e prima diceva, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, cioè di esclusione per aver commesso reati per i quali non si può contrarre con la pubblica amministrazione, limitatamente a ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena non superiore a 18 mesi, ovvero ci sia stata l'attenuante della collaborazione, come definita nelle singole specie di reato, poteva essere ammesso approvare di aver risarcito e essersi impegnata a risarcire qualunque danno causato da quell'illecito e anche di aver adottato i provvedimenti concreti di carattere tecnico e organizzativo relativi al personale idonei a prevenire reati illeciti. Quindi, in sostanza, questo operatore che aveva commesso un reato era stato condannato, ma a meno di 18 mesi e quindi non era automaticamente escluso, poteva essere, doveva essere escluso, ma era suo onere della prova per tentare di non essere escluso, dimostrare appunto di aver risarcito, impegnato, eccetera, eccetera. Ora la norma ha cancellato o un subappaltatore. Allora la domanda che ci si pone è: ma nel caso in cui un operatore economico indichi in sede di gara di voler subappaltare,
Dopodiché, nella sede esecutiva, dopo essersi aggiudicato l'appalto, indichi un subappaltatore e per caso questo subappaltatore risulti aver commesso un reato di cui al comma 1 per pena detentiva inferiore a 17 mesi, lui può o meno provare di aver risarcito, essersi impegnato? Perché noi vediamo che lì c'è appunto cancellato dalla norma. La mia risposta invece è sì, può continuare a provare, perché l'articolo 80,7 inizia a per soggetto, le norme vanno lette conoscendo anche l'italiano. E facendo anche l'analisi grammaticale. Questa è diciamo, la lettura, una interpretazione, l'interpretazione di tipo letterale, dopodiché ci sono anche le altre interpretazioni. Allora, qui il soggetto è un operatore economico. Un operatore economico non è l'appaltatore, è un operatore economico, sia esso appaltatore o subappaltatore. Allora, quando parlo, dico sempre, a mio avviso, per me, ove il subappaltatore indicato poi nella sede successiva incorra in questa causa di esclusione, tuttavia potrebbe anch'esso dimostrare, va bene, di aver appunto collaborato, ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione, ha risarcito il reato, ha operato in modo da prevenire ulteriori reati e illeciti perché ha licenziato il soggetto, il direttore tecnico che aveva commesso il reato, insomma, si è comportato conformemente, ecco, può essere ammesso perché anch'esso è ascrivibile tra gli operatori economici. D'accordo? Quindi la norma ha carattere generale, rilevante ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'articolo 80,7 e poi anche successivo. Andiamo avanti. L'articolo 105,4 riporta una delle norme, anche in questo, una delle norme più importanti, abrogate, vedete, in grassetto e evidenziato. Cosa dice questa norma? Questa norma ci dice quando i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto opere, lavori o servizi e fornitura previa autorizzazione della stazione appaltante. Quando? Una delle ragioni era quando l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto. Ora questa norma è stata cancellata. Quindi, in sostanza, qui prestiamo tanta attenzione nei nostri bandi, nelle nostre lettere di invito, questa andrà tolta, andrà tolta. Quindi, l'affidatario, se c'è una gara dove partecipa l'impresa A, l'impresa Bianchi e l'impresa Rossi e vince l'impresa Bianchi, poi l'impresa Rossi può essere un subappaltatore, d'accordo? Perché è cancellata la lettera A. Ora qui noi ci troviamo in una situazione di non semplice interpretazione dal punto di vista delle tempistiche, perché cosa intanto? Ora ne abbiamo, oggi è 19 gennaio, una gara che io metto domani in vigenza di questa norma, che però è una norma che inizia a avere vigore dal 1º febbraio del 2022, abbiamo detto. Quindi sappiamo che c'è questa norma, però fino al 1º febbraio del 2022 la norma non è efficace. Ma qui si pone, ammesso che uno non voglia rimandare di una settimana, d'accordo, e mettere l'appalto così è tranquillo, il 1º febbraio si trova nella spiacevole situazione di avere una causa di esclusione dal subappalto che poi, d'accordo, dal 1º febbraio non ci sarà più. Tra l'altro, oggetto di procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Quindi noi stiamo parlando di una normativa che vuole armonizzare la norma italiana con quella europea. Allora, io ritengo che e anche qui lo dico diciamo, come parere personale, la norma entra in vigore dal 1º febbraio. E tuttavia è possibile, in relazione ai principi e alle norme comunitarie, disapplicare l'articolo 105,4, lettera A, che diventerà abrogato dal 1º febbraio. Quindi, ovviamente questa indicazione deve essere data esplicitamente. L'istituto della disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con quelle comunitarie sussiste, anzi è
la modalità regolatrice del sistema delle fonti tra norme nazionali e norme comunitarie, e io credo che possa essere affidata. Altro, e anch'esso assai complesso, attiene ad appalti già affidati, già pubblicati, già affidati, per i quali si venga ora a chiedere il subappalto. È possibile che un operatore economico che ha partecipato alla gara, questa famosa ditta Rossi, che ha partecipato alla gara 2 mesi fa, d'accordo? Perdendola. E poi l'impresa Neri debba richiedere il subappalto e il 2 febbraio chiede il subappalto indicando l'impresa Rossi, questo può essere considerato legittimo. Qui io ho qualche problema in più, poiché lì c'era una legge della gara, una norma della gara che stabiliva una certa regola e quindi se noi dovessimo pensare al principio tempus regit actum, dovremmo rispondere che in questo caso non è possibile indicare l'impresa Neri che ha partecipato appunto alla gara, in quanto in quel momento era vigente questa cosa. Se il principio tempus regit actum vale in questa circostanza come momento che cristallizza la norma, perché anche questo è un dato che non è del tutto certo, nel senso che comunque il momento nel quale l'operatore economico chiede di voler affidare in subappalto alla ditta, in questo caso abbiamo detto alla ditta Neri, d'accordo, se è periodo successivo al 1 febbraio del 2022, beh, diciamo, potremmo dire che il momento in cui inizia questo endoprocedimento, ecco, è quello che ci consente appunto a quel punto di poter decidere in base alla legge vigente al momento della richiesta. Ecco, qui si rimane in una fase dubitativa che diciamo dovrebbe essere comunque ben esaminata. Ci riserviamo anche come IFEL di esaminare, probabilmente produrremo anche un documento specifico su questa serie di materie. Infine, il subappaltore si è ovviamente qualificato nella categoria e è stato cancellato il concorrente di mostri, perché non è il concorrente che dimostra l'assenza in capo ai subappaltatori, ma è il subappaltatore che deve essere qualificato nella categoria. Quindi la dimostrazione è in capo a entrambi. Andiamo ancora avanti. L'articolo 105 è stato cancellato, la terna dei subappaltatori, e questo lo abbiamo già detto e ne abbiamo già parlato. In materia di concessioni, noi abbiamo, articolo 174, le stesse indicazioni che abbiamo visto per gli appalti. Io ve l'ho riportato solo per, diciamo, memoria, perché anche in quel caso c'era la terna dei subappaltatori, c'erano tutte queste questioni che hanno lo stesso regime che ho brevemente affrontato in questa mia prima parte del webinar. A questo punto io vorrei affrontare alcune delle domande che mi sono state rivolte, ci sono state rivolte a me e alla Cristina e alla Maria Teresa Massi nel precedente. Vedo che nel frattempo leggo Elena Righini, Fabio Taioli, leggo una serie di domande. Una riguarda il subappalto necessario e ci sarà da parte anche mia, ho scritto qualcosa se faccio a tempo, altrimenti comunque è uno degli argomenti che vengono trattati con attenzione da Maria Teresa Massi. Quindi io intanto rispondo a questa domanda. Questa domanda diceva: si chiede se la frase il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire, questo è l'articolo 105, laddove c'è scritto che il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Tutta questa norma, era la domanda, riguarda esclusivamente i lavori pubblici o riguarda anche i servizi pubblici, d'accordo, del codice dei contratti? Si compongono in vero e dice nei servizi si parla di prestazioni principali e secondarie e non di categorie prevalenti e scorporabili. Quindi da una lettura di tipo appunto di interpretazione di tipo letterale potrebbe desumersi che riguarda solo i lavori pubblici.
La mia risposta è che invece riguarda anche i servizi. L'articolo 105,14 afferma, secondo me, un precetto di carattere generale, che è prescrittivo per tutti gli appalti. Ciò in quanto il tema della tutela delle condizioni di lavoro è un tema che è considerato principio generale, lo ritroviamo nel codice dei contratti, ancor prima lo troviamo nella legge delega, la quale legge delega, la legge 11 del 2016, aveva proprio stabilito che per tutti gli appalti e non solo per quelli di lavori, l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori. E direi che una disparità di trattamento tra contratti di lavori e contratti di servizi potrebbe anche essere considerata come costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva appunto della parità di trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione italiana. Aggiungerei che la liberalizzazione o la parziale liberalizzazione del subappalto è attuata dalla legge 108 e di cui abbiamo già parlato nel precedente webinar e che Maria Teresa affronterà ora in modo specifico per i lavori pubblici, spinge ancora più a trovare un punto di equilibrio. Tant'è vero che nel nostro vademecum di IFEL abbiamo avanzato l'idea che le clausole sociali fossero applicabili, da potersi applicare, naturalmente scrivendolo nei documenti di gara, nei capitolati, anche relativamente ai subappalti. E quindi questa è la mia risposta, intanto sul piano formale, però anche dal punto di vista letterale, non regge che riguardi solo i lavori pubblici, perché se noi leggiamo il comma 14, vediamo che oltre a riferirsi alle prestazioni affidate in subappalto, quindi prestazioni affidate in subappalto è generico, stabilisce per l'applicazione dei medesimi, quindi riguarderebbe le prestazioni e le lavorazioni, quindi servizi e lavori, stabilisce l'applicazione dei medesimi contratti collettivi di lavoro all'appaltatore qualora. Qui le ho messe come 1 e 2. 1. Le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto. E qui siamo anche nell'ambito dei servizi. E poi 2. Ovvero riguardino lavorazioni relative alle categorie prevalenti. Quindi, ancorché il punto 2 possa riguardare i soli lavori, tuttavia il punto 1 richiama a sé questa norma anche per i servizi. Quindi, distinguendo i due casi, il primo dei quali, secondo un'interpretazione letterale, riguarda anche i servizi. Va bene? Anche il secondo capoverso del comma 14, nello stabilire la verifica dell'applicazione della disposizione, in parola, si ha cura del direttore dei lavori o, dice anche, del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione. E quindi il direttore dell'esecuzione c'è nell'ambito dei servizi. Quindi, anche letteralmente, mi sembra abbastanza chiaro. E quindi ho risposto a questa domanda, ho cercato di farlo in modo, diciamo, completo per avere un inquadramento su questa materia. Le categorie di cui all'articolo 89,11, ecco che qui siamo a quelle famose SIOS dove c'è poi il subappalto necessario, se non motivate, possono essere totalmente subappaltabili? Questa era la domanda. Quindi se non quindi può esserci, come abbiamo capito tutti e come abbiamo detto la volta precedente, con adeguata motivazione si possono limitare i subappalti. D'accordo, il subappalto è limitato ex lege per le categorie prevalenti, o meglio, per la categoria prevalente, per la prevalente, per la quantità prevalente della lavorazione, quindi per il 50, oltre il 50%, quindi la categoria prevalente è subappaltabile per legge nel limite del 49% in modo non prevalente, e nei servizi alta intensità di manodopera ugualmente c'è la subappaltabilità non prevalente. Per quanto riguarda le SIOS, se non sono categoria prevalente, queste potrebbero essere totalmente subappaltabili? La risposta è sì, ma io qui do una risposta più anche un pochino più attenta a tutta una serie di problematiche. L'articolo 49,2 lettera B, va bene, diceva questo. Per le opere di cui all'articolo 89,11, fermo restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto, diceva, non può superare il 30%. Questa norma è stata abrogata,
D'accordo. Quindi, abrogando questa norma, non c'è più il limite del 30%. Le opere di cui all'articolo 89 sono quelle per le quali sono necessarie, sono quelle di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2016, numero 248, dove sono componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica. Ora queste regole sono sottoposte alle regole generali in materia di subappalto e quindi al limite sono, se non prevalenti, sarebbero subappaltabili al 100%. Una motivazione adeguata può limitare la subappaltabilità di queste opere. Io qui ho dato la risposta. Se costituiscono categoria prevalente, sono subappaltabili per un importo inferiore al 50%. Se non costituiscono categoria prevalente e il concorrente sia in possesso della qualificazione per tali categorie, ecco che vengo al subappalto necessario. Quindi, se non costituiscono categoria prevalente, il concorrente sia in possesso della qualificazione per tali categorie, non è in possesso, sono interamente subappaltabili, a meno che la stazione appaltante non abbia motivatamente limitato la loro subappaltabilità. La motivazione attiene a discrezionalità tecnica dell'amministrazione. Si badi bene, il tema della limitazione del subappalto va visto in due versanti. Il primo è quello che dice che l'amministrazione può limitare il subappalto. Il secondo è che l'amministrazione può stabilire che alcune attività ritenute essenziali non siano subappaltabili, alcune prestazioni. Questo lo dice anche la direttiva UE. Ecco, quindi i nostri bandi, i nostri disciplinari, i nostri capitolati oggi devono contenere un'indicazione che specifica. Queste prestazioni sono ritenute essenziali dall'amministrazione e pertanto non sono subappaltabili. Infine, quindi, se costituiscono categoria prevalente sono subappaltabili al 50%, se non costituiscono sono subappaltabili, se non costituiscono categoria prevalente e il concorrente non sia in possesso della qualificazione per tali categorie, sono subappaltabili attraverso l'istituto del subappalto qualificante o necessario, di cui all'articolo 12, della legge 80 del 2014. In base a questo articolo è ammesso a concorrere per l'affidamento del contratto di lavori pubblici l'operatore che non possiede la qualificazione delle categorie a qualificazione obbligatoria previste dal progetto e dalla disciplina di gara, ma che risulti, si badi bene, che risulti qualificato nella categoria prevalente per una classifica che copra l'importo totale dei lavori. Quindi io ho un operatore che è qualificato nella categoria prevalente per una classifica che copre l'importo totale dei lavori e tuttavia non ha le qualificazioni relative alle SIOS. Va bene? E questo operatore può dichiarare in sede di gara che subappalterà le lavorazioni scorporabili ad un'impresa in possesso della relativa qualificazione. Anche in questo caso il subappalto ovviamente potrebbe essere motivatamente limitato, quindi l'amministrazione può adeguatamente motivare la limitazione al subappalto e se limita il subappalto, lo limita anche al subappalto necessario, quindi lo rende impossibile sulla base di una motivazione congrua e onera, più che obbliga, onera l'impresa a qualificarsi attraverso un raggruppamento temporaneo. Quindi, continuando con la risposta su questa tematica e avvicinandomi alle conclusioni della parte mia, rimane in vigore il comma 11 dell'articolo 89, che stabilisce che non è ammesso avvalimento per le SIOS. Quindi, per le SIOS non è ammesso avvalimento qualora l'oggetto dell'appalto o della concessione rientri in opere superspecialistiche. E però qui si pone una situazione che crea un equilibrio difficile tra subappalto e avvalimento, perché ai sensi dell'articolo 89,8 del codice dei contratti, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, però lo può assumere nel rispetto dei limiti dei requisiti prestati dall'ausiliario, tra i quali non possono esserci quelli relativi alle categorie specialistiche. Perché non ci può essere avvalimento, quindi l'impresa non può, l'imprenditore carente del requisito SIOS non può, va bene,
non può avvalersi, non può utilizzare l'avvalimento e quindi non c'è, va bene, non c'è l'avvalimento e quindi l'impresa ausiliaria ovviamente in questa veste non può rivestire anche il ruolo di subappaltatore. Invece c'è il contrario, perché il subappaltatore può assumere, diciamo, tra virgolette, il ruolo di impresa ausiliaria attraverso il subappalto qualificante ed in questa logica può prestare il requisito mancante a svolgere materialmente i lavori. Quindi l'impresa a cui manca il requisito SIOS e che però si qualifica con la categoria prevalente per l'importo globale dei lavori, può utilizzare il subappalto qualificante. E questo, il subappalto qualificante, determina la condizione per cui sostanzialmente attraverso questo un requisito di partecipazione è risolto con questa modalità. E questa era la cosa. Donatella, buongiorno. Domanda se è stato modificato l'articolo 105,7 del codice, prevedendo la trasmissione da parte del subappaltatore della dichiarazione attestante l'assenza di motivi di esclusione. Ecco, allora loro domanda se in sostanza se è possibile è possibile nei subappalti urgenti, diciamo, e negli appalti urgenti, è possibile, diciamo, operare nella logica della condizione risolutiva, come nel caso dell'appalto, no? Quindi affidare il subappalto e lasciare la condizione risolutiva nel caso in cui, no? Quindi affidare il subappalto nelle more della verifica delle condizioni e poi appunto inserire la condizione risolutiva. Ecco, questa possibilità secondo me c'è. Io do la risposta e la do qua. In sostanza, l'articolo 8,1 lettera A della 120 stabilisce che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza. Quindi, intanto, noi sappiamo che i lavori sono tutti urgenti, d'accordo, in questo momento. Quindi, noi sappiamo che ci sono i termini di urgenza, d'accordo? E quindi è possibile sempre affidare i lavori o i servizi nelle more della verifica delle documentazioni. Ora, questa norma, se voi lo guardate anche sul piano letterale, non distingue tra i requisiti relativi all'appaltatore o quelli all'appaltatore. Perché, vedete, è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza, nel caso di lavori, servizi, forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti, lo dice in termini generali, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Quindi non distingue, si parla delle more dei requisiti. Quindi nel momento in cui riguardano l'appaltatore, riguarderanno l'appaltatore. Nel caso del subappaltatore non dimostri i requisiti, cosa accadrà? Non si applicherà la seconda parte dell'articolo 32, che prevede che ove si dia avvio all'esecuzione in via d'urgenza, l'aggiudicatario abbia diritto al rimborso delle spese sostenute e se ne vada. Invece sarà necessario richiedere la sostituzione dell'appaltatore. E anche qui c'è una norma specifica, è l'articolo 105,12, che ci dice che l'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione. Quindi qui le norme, secondo me, parlano molto chiare, messe insieme le due che abbiamo letto, consentono questo passaggio. E questa era la risposta. Per gli appalti di importo inferiore a 150.000 euro è legittimo parlare di categoria prevalente? La risposta è sì, è legittimo, è sempre legittimo farlo. D'accordo? Per i servizi di progettazione trova applicazione l'articolo 31,8, trova applicazione anche il 105 in termini di prestazione prevalente e quindi nella subappaltabilità della prestazione? E qui io ho cercato già di dare una risposta, io però vedo che manca 10 alle 4, quindi dovrei aver esaurito la mia parte. Quindi a questo punto lascerei la slide che attiene a questa risposta che io ho fatto, diciamo, in modo abbastanza ricco, evidenziando come nell'ambito appunto dei servizi di progettazione, ne abbiamo già parlato precedentemente, la presenza di varie figure professionali possa essere garantita all'interno di una struttura di progettazione. Quale? Componente di un'associazione temporanea,
associato di un'associazione tra professionisti, socio, amministratore, direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, ma anche attraverso un rapporto che potrebbe essere stabile o occasionale, va bene, stabile o occasionale, di natura autonoma, subordinato o parasubordinata. Quindi io posso avere un professionista attraverso un rapporto che può essere occasionale quando non si tratta di un requisito di partecipazione, poiché in quel caso il rapporto dovrebbe sussistere in modo stabile e non occasionale. Ho quindi concluso la mia parte. Vi ringrazio per l'attenzione. Nel frattempo darò lettura a talune di queste domande, a meno che la Maria Teresa, con la sua proverbiale celerità, abbia già provveduto a dare delle risposte. Vi Erano ringrazio per facili, l'attenzione. Antonio, quindi mi sono portata avanti con il lavoro, con alcune domande dei colleghi, altre le tratteremo adesso man mano che scorreremo le slide. Mi riaggancio al punto a cui è arrivato Antonio per ribadire l'assoluta diversità del concetto del subappalto all'interno delle prestazioni di servizi tecnici, perché l'articolo 31, anche alla luce delle innovazioni della legge comunitaria, ha ulteriormente aperto a tutta una serie di prestazioni che venivano considerate prestazioni cosiddette trasversali, non essenziali, che quindi si conferma come subappaltabili, diciamo così, o comunque affidabili a soggetti che non sono direttamente riconducibili all'operatore economico concorrente, come ha ben spiegato Antonio per quanto concerne i rapporti contrattuali sottesi. Dall'altro, ribadisce, ripeto, la diversità dell'approccio prestazione prevalente, prestazione secondaria dei servizi tecnici, sia per la tipologia dei rapporti, l'abbiamo detto, che si instaura tra i componenti del gruppo di lavoro e il concorrente, sia per le limitazioni connesse alle responsabilità personali che il progettista mantiene in capo a sé, connesse appunto all'esercizio delle attività tecniche. Questa parte che vedremo adesso attiene un po' più specificatamente alla parte dei lavori, che è quella un po' più complicata, che ci viene resa un po' più complicata adesso con le innovazioni del decreto semplificazione bis, soprattutto perché ci scardina tutto un sistema consolidato, possiamo dire, o comunque che eravamo abituati a utilizzare, quindi governavamo ancora bene, le SIOS, le lavorazioni a qualificazione obbligatoria. Mi rendo conto, come è venuto fuori nel precedente webinar, che sono materie di difficile approccio, si matura una competenza in materia solo col tempo e con l'esperienza, e peraltro a volte, e ripeto, alcune domande dei colleghi lo testimoniano, noi amministrativi siamo chiamati ad acquisire delle competenze tecniche anche per relazionarci con i tecnici esterni che a volte hanno difficoltà a entrare fin da subito nella logica della prestazione progettuale e del progetto che va poi posto a gara per una procedura che sia negoziata piuttosto che una procedura aperta con la definizione delle categorie e quant'altro. Quindi ripartendo, diciamo così, da quelle che sono gli obblighi, quindi l'attenzione posta alla definizione delle categorie, alla suddivisione delle categorie all'interno del quadro economico, proprio per rendere più agevole per gli operatori economici concorrenti la lettura della nostra disciplina di gara e l'attuazione della stessa nella presentazione dell'offerta e delle dichiarazioni obbligatorie connesse, ma anche per noi, per distinguere e valutare bene la documentazione presentata, ma soprattutto poi nella fase esecutiva, quando i nostri colleghi tecnici saranno chiamati in qualche modo a verificare che quanto dichiarato e quanto gli impegni su cui si sono fermati i nostri concorrenti venga effettivamente realizzato in sede di cantiere. E quindi, ripeto, la necessità di far redigere un buon progetto, far evidenziare all'interno del progetto tutte le possibili lavorazioni che possono essere oggetto di scorporo e quindi di subappalto, anche perché tutto quello che tiriamo fuori chiaramente va ad incidere in maniera negativa sulla categoria prevalente e quindi in qualche modo alza l'asticella della percentuale del subappalto che può essere quindi oggetto di affidamento a un altro soggetto.
ribadendo peraltro che lo scorporo è comunque collegato al superamento di determinati limiti, ma soprattutto ribadendo che il nostro sistema di qualificazione per le gare di lavori è un sistema ancorato a una disciplina ben precisa e rigida. Siamo passati dall'Albo Nazionale Costruttori alle qualificazioni in gara del 34-2000 fino al sistema delle attestazioni SOA e delle società organismo di attestazione. In realtà non ci dovrebbero essere state grosse innovazioni in questi 21 anni. Tuttavia, abbiamo visto che recenti pronunce dei tribunali amministrativi e anche diversi pareri dell'ANAC hanno in parte scardinato alcune posizioni che per noi, almeno addetti ai lavori, erano inamovibili, come appunto ad esempio la qualificazione degli operatori economici che assumono nell'ambito di un appalto di valore superiore a 150.000 euro una lavorazione che sia di importo inferiore a 150.000 euro, ma comunque all'interno di un appalto superiore. Questo perché il regime di qualificatorio del codice fa ancora riferimento al 207, che a sua volta aveva copiato, diciamo così, il 34-2000. Per cui, ripeto, in teoria il sistema di qualificazione non dovrebbe essersi modificato e ci dice che gli esecutori a qualsiasi titolo di appalti di importo superiore a 150.000 euro devono comunque essere qualificati e possedere un'attestazione SOA. Questo significava che era l'importo dell'appalto principale a stabilire la dirimente tra sistema di qualificazione ex articolo 90 del 207 o sistema di qualificazione con il possesso dell'attestazione SOA. Come vedremo dopo un TAR Brescia del 2018, in realtà questo, e con una serie di pareri dell'ANAC in questo senso, questo muro è stato spezzato, per cui oggi, e vedo che molte stazioni appaltanti si sono allineate, vale nei limiti poi chiaramente dei SIOS, delle qualificazioni obbligatorie e quant'altro, vale il limite della lavorazione assunta, almeno intesa come lavorazione scorporabile. Che significa questo? Che non è più necessario, o meglio, non è più necessario che il concorrente in gara che assume nell'ambito di un appalto di importo superiore a 150.000 euro una lavorazione inferiore a 150 produrre l'attestazione SOA. Questa regola è prima di questo, diciamo così, cambiamento di lettura dei giudici amministrativi e di ANAC, era un'eccezione che in quanto tale confermava la regola, riconosciuta soltanto per le SIOS che superassero prima il 15% e poi il 10%. Perché? Perché era considerata un'agevolazione in termini qualificatori rispetto a un regime più stringente richiesto per il concorrente che non poteva fare riferimento all'avvalimento per documentare la qualificazione nella SIOS stessa, che non poteva subappaltare più del 30% la SIOS stessa, e quindi in virtù di questo regime, ripeto, aggravato sul piano qualificatorio, era alleggerito sul piano della qualificazione specifica della SIOS inferiore a 150.000 euro, pur se inserita all'interno di un appalto di valore superiore a 150.000 euro. Purtroppo devo fare riferimento a questi concetti che magari per i colleghi appena arrivati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, in particolare comunque degli enti che provvedono ad appalti, sono difficili. Magari poi vedremo con Ifel di riaggiornare o di rifare un regime di formazione proprio specifico sulle gare di lavori, che sono quelle alla fine più semplici ma più complesse da gestire nell'ambito della disciplina di gara. Quindi la regola, ripeto, la regola generale di partenza per le gare di lavori era questa, riportata appunto nell'articolo 61, ancora vigente in virtù del richiamo al regime transitorio contenuto nel codice. Per cui sappiamo che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e eseguire lavori nei limiti proprio si è diventato da un quinto, e il possesso della qualificazione nella categoria prevalente è condizione sufficiente per partecipare qualora poi i requisiti non posseduti nelle singole categorie scorporabili vengano posseduti dal concorrente in relazione alla categoria prevalente.
E andiamo prima al quesito che ribadiamo la risposta che aveva già dato Antonio a una collega proprio sul dubbio del riferimento oggi contenuto nel 105,2 alla categoria prevalente e al fatto che per gli appalti sotto 150.000 euro di fatto categoria prevalente non c'è. In realtà ci deve essere la categoria indicata quantomeno ai fini del rilascio del CEL e soprattutto per valutare quali sono i lavori analoghi che noi accetteremo a giustificazione e documentazione della qualificazione specifica richiesta ai sensi dell'articolo 90. In ogni caso, la regola rimane quella della categoria prevalente o comunque della prevalente esecuzione del contratto, per cui anche nei contratti sotto 150.000 euro possiamo dire che il limite del subappalto rimane quello del limite immediatamente inferiore al 50%. Dicevamo l'importanza della progettazione, perché spesso ci troviamo con tecnici che magari sono abituati a lavorare esclusivamente nel privato e in questi periodi di magra, nel senso che sono tanti cantieri in corso, ma abbiamo difficoltà a reperire tecnici per gli affidamenti sia diretti che per le gare. In questi periodi di magra ci può capitare che il nostro interlocutore in termini di affidamento di un contratto di progettazione sia magari un ragazzo alle prime armi che quindi non abbia ben contezza di quelle che sono le regole di una corretta progettazione. Quindi dovremo metterlo in condizioni di studiarsi, oltre che le norme tecniche specifiche, anche quelle che attengono alla costruzione di un progetto esecutivo o definitivo, laddove la nostra gara sia un appalto integrato da porre a base di gara per l'esecuzione dei lavori e quindi a gestire bene le aggregazioni delle singole categorie, delle singole lavorazioni, sia ai fini appunto della definizione dell'importo a base di gara, ma soprattutto per consentirci di definire e scorporare le ulteriori lavorazioni. La scorsa volta una collega ci chiedeva appunto, cioè, quali sono le competenze. È chiaro che questa è una responsabilità assoluta del progettista che ha una discrezionalità evidentemente tecnica nel ricondurre una specifica lavorazione a una categoria piuttosto che a un'altra. Tuttavia chiaramente non ci possono essere delle assurdità. Vedo ancora a distanza di anni tecnici che non sono in grado di distinguere purtroppo le lavorazioni degli impianti termici dall'idrico-sanitario, ne fanno un'unica categoria, non hanno ancora capito quali sono i discrimini per parlare di OG11 piuttosto che di singola OS3, OS28, OS30. Quindi ogni tanto bisogna fare un po' di formazione anche nei confronti dei tecnici per avere un progetto che poi sia traducibile in una disciplina di gara corretta e adeguata. Però ecco, ribadisco che è una discrezionalità tecnica e quindi compete al progettista ricondurre le varie voci del computo metrico estimativo alle aggregazioni per categorie, per lavorazioni e quindi anche poi per categorie. I concetti poi di categoria prevalente e di categoria scorporabile ci sono, diciamo così, noti anche perché sono entrati nel corposo elenco delle definizioni dell'articolo 3 del nostro codice dei contratti. Rimane il problema, che in realtà è adesso secondo me è anche superabile, del concetto di scorporabilità se il famoso 10% è un 150.000 euro si unisce al fatto che invece le SIOS, le lavorazioni di quella all'articolo 89,11 siano comunque da scorporare a prescindere dall'importo. Valutate voi qual è la linea di pensiero a cui attenervi, soprattutto valutando appunto quelli che sono poi i riflessi in termini di quante ditte sono in cantiere, ma soprattutto di quanto si diminuisce il valore della categoria prevalente. Viceversa, la definizione di categorie di opere generali e categorie di opere specializzate è anch'essa rinviata da una parte all'allegato A del 207 e dall'altra in parte all'articolo 12,2 lettera B del DL 47 del 2014 è ancora in vigore e in parte con il decreto ministeriale 248 del 2016 che ha ulteriormente aggiornato l'elenco delle cosiddette SIOS. Dicevamo che fino a che la regola generale è che quella
che consente a un concorrente singolo di partecipare a un appalto qualora sia in possesso dei requisiti tecnico, economico, finanziario, tecnico, professionali relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero ha del possesso delle singole categorie, delle singole classifiche per tutte le lavorazioni previste nel contratto e quindi nel nostro progetto a base di gara. Questa, diciamo così, la regola generale. Poi sapevamo che in realtà questa regola subiva una restrizione, perché proprio in presenza di particolari lavorazioni che richiedessero una specifica competenza e capacità tecnico-professionale, era ristretta questa possibilità, diciamo così, di pieno subappalto piuttosto che di esecuzione addirittura in proprio in assenza di qualificazione. Per cui abbiamo visto nascere anche il concetto collegato di subappalto qualificante, cioè del fatto che proprio per evitare che il mancato possesso di una determinata qualificazione fosse una barriera alla partecipazione dell'operatore economico, soprattutto dell'operatore economico piccola impresa, questa apertura appunto alla possibilità di concorrere anche in caso di presenza di lavorazioni a qualificazione obbligatoria, piuttosto che vedremo in parte anche a SIOS, è stata inserita nel codice e poi è mutuata dalla disciplina dei lavori pubblici già presente sia nel 163 che nel decreto 554-99, con tutta la questione collegata ai vari ricorsi delle imprese generaliste che consideravano l'eccessiva rilevanza delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria incidente sulla loro capacità in qualche modo di governare l'offerta e quindi la parte economica della partecipazione agli appalti, soprattutto di più importanti, perché in qualche modo si vedevano chiaramente obbligati a scendere a patti con le imprese, soprattutto quelle impiantistiche, per prendersele in carico e portarle insieme a loro nella partecipazione alla gara. Viceversa rimane sul campo il subappalto ordinario, meramente facoltativo, che è chiaramente quella possibilità comunque rientrante nei limiti che la sezione appaltante vorrà inserire nella documentazione di gara, che deriva dalle scelte organizzative che meglio l'operatore economico aggiudicatario, quindi l'appaltatore, potrà fare in fase esecutiva proprio per gestire al meglio le risorse che ha a disposizione, sia quelle di sua diretta disponibilità che quelle che fanno riferimento appunto alle imprese subappaltatrici. E qui vi risottolineo questo cambio di visione per quanto concerne la qualificazione delle imprese che assumono opere scorporabili all'interno di appalti di importo superiore a 150.000 euro, dove la scorporabile sia di importo inferiore a 150.000 euro stessa. Scusatemi la ripetizione, ma ci siamo capiti sull'importo. La questione delle SIOS poi è andata avanti, siamo arrivati appunto alle varie versioni di elenchi. Vi ho messo in evidenza in questa slide una apparente aporia tra quello che è l'elenco delle opere a qualificazione obbligatoria e quelle che sono le SIOS ad oggi. Perché? Perché nei vari passaggi tra DL 47-2014, allegato A del 207 e DM e il successivo DM 248 ci eravamo persi, meglio, il legislatore si era perso due categorie che evidentemente, essendo SIOS, non possono che essere a qualificazione obbligatoria, per cui anche se non appaiono in questo elenco, io mi sono permessa, per una lettura diciamo così sistematica della normativa stessa, di inserirla in questa slide proprio per ricordarvi di prestare attenzione quando andate a leggere separatamente i due provvedimenti normativi a darne una interpretazione, soprattutto in chiave di disciplina di gara, coerente, per cui anche la OS 12B i pareri paramassi e anche la OS 32, che sono le strutture speciali in legno, chiaramente, ripeto, essendo SIOS, sono sicuramente anche categorie e lavorazioni a qualificazione obbligatoria.
CIRS che appunto hanno l'ulteriore limitazione della impossibilità di documentare per il concorrente che partecipi in maniera singola la propria capacità ricorrendo all'avvalimento. Perché? Perché lo sappiamo, sono appunto di particolare rilevanza tecnica e complessità, per cui coerentemente anche con quelle che sono le indicazioni della legge, della normativa comunitaria, è possibile, anche giustamente in maniera aprioristica e in una norma di legge di rango primario, prevedere che le stesse non possano essere oggetto di una qualificazione mediata tramite uno strumento sicuramente poco concorrenziale, ma sicuramente anche, diciamo così, problematico, quale quello dell'avvalimento. Per cui abbiamo da una parte la disciplina, ripeto, proprio concorrenziale del subappalto dell'avvalimento, dall'altra la necessità di trattare con particolare cautela quelle qualificazioni che attengono a categorie particolarmente complesse e tecnicamente rilevanti ai fini della corretta esecuzione dell'appalto. Subappalto qualificante, avvalimento, arriviamo al problema dell'indicazione ai fini della partecipazione della terna dei subappaltatori o del subappaltatore che presta la propria capacità ai fini di consentire al concorrente di qualificarsi e, come avevo risposto a una vostra collega che sullo specifico punto chiedeva se in qualche modo questa sentenza fosse, tra virgolette, superabile con un obbligo da parte del concorrente aggiudicatario di produrre comunque il nominativo del subappaltatore prima della stipula del contratto di appalto. In realtà la norma non lo dice, perché la norma, appunto, con le modifiche derivanti adesso dalla legge comunitaria, con questo arresto giurisprudenziale assolutamente definitivo, appunto essendo dell'adunanza plenaria del 2015, e alla luce della normativa specifica del 105 che prevede l'obbligo di produrre il contratto di subappalto 20 giorni prima dell'inizio della lavorazione, non è tanto la stipula del contratto, la data a cui agganciare gli obblighi informativi del nostro concorrente aggiudicatario, ma appunto l'avvio dell'esecuzione, in particolare l'avvio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto. Per cui, come abbiamo visto prima, se andiamo in esecuzione in via d'urgenza, il contratto di subappalto, che paradossalmente viene anticipato rispetto al contratto di appalto, quindi anche questa in realtà è una aporia, se vogliamo, perché non può esserci subappalto se non c'è appalto principale, però è chiaro che in quella fase potrebbe essere necessario anticipare sia la consegna quantomeno del contratto, con l'indicazione chiaramente di un riferimento al contratto da stipularsi, ma ai fini appunto di consentire l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza e quindi non intralciare l'amministrazione che vuole dare immediatamente avvio all'esecuzione per diciamo così, raggiungere i propri obiettivi. Viceversa c'era la questione del famoso 2%, 50%, manodopera e quant'altro. E quindi dicevo al vostro collega che, attenzione, la norma, a mia personale lettura, è chiarissima. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Per me, in un contratto di lavoro, ogni spezzettamento di una lavorazione è subappalto, a prescindere che si tratti del 2% o che mi si arrivi a giustificare che la manodopera è inferiore al 50%. No, un lavoro è un lavoro, e se io ne prendo un pezzetto e lo faccio fare un altro, è un subappalto. Altrimenti arriveremo alle ipotesi chiaramente di scuola, dei famosi 51 subaffidamenti, tutti di valore inferiore al 2% e tutti dimostrati perché l'operatore economico ti costa poco, scusatemi, il lavoratore ti costa poco, mentre il materiale costa tantissimo, la manodopera inferiore al 50%. No, il subappalto, la frammentazione di una lavorazione è comunque subappalto. Poi sono attratti nella disciplina del subappalto e diventano quindi subappalto a tutti gli effetti anche le diverse tipologie di contratti e l'indicazione di nolo a caldo piuttosto che di fornitura composta in opera è assolutamente appunto indicativa delle varie tipologie di prestazioni che possono essere oggetto del subaffidamento. Sono attratte, dicevo, nella disciplina del subappalto tutti questi subaffidamenti che, pur non essendo
specificatamente parti di lavorazioni, prevedano comunque un importo superiore al 2% o il valore della manodopera superiore al 50%. Però questa è la mia personale interpretazione, perché poi bisogna essere chiari, dicevo al collega, bisognerebbe essere chiari nel capitolo speciale d'appalto e magari richiamarlo anche nella disciplina di gara, anche ai fini di una corretta esposizione da parte del concorrente di tutti i subcontratti che a quel punto per la stazione appaltante sono o non sono considerati subappalti, per i quali poi deve essere fatta la dichiarazione preventiva di ricorso al subappalto stesso, proprio per evitare poi in fase di esecuzione che ci siano delle problematiche di questo tipo. E quindi, ripeto, per me la differenza tra subappalto e subcontratto è abbastanza netta nel campo dei lavori, almeno lo sanno i miei colleghi tecnici, non mi fate vedere la fornitura e poi sia in opera di pavimentazioni, di infissi piuttosto che di impianti, piuttosto che di il famoso conglomerato bituminoso, anche di alcuni pareri ANAC, sono subappalti a tutti gli effetti, solo in determinate situazioni, ecco il nolo a caldo a cui facevamo prima, siamo veramente in presenza di un subaffidamento. Ma dobbiamo starci attenti anche perché, ripeto, cioè, ci sono, oltre chiaramente ai rischi, soprattutto in cantieri, penso al terremoto o in presenza, appunto, come diceva una collega, di protocolli di legalità dove l'attività di subappalto è particolarmente monitorata e considerata, insomma, rilevante ai fini dell'antimafia piuttosto che di cordate e quant'altro. Anche ai fini della qualificazione del contratto stesso, l'abbiamo detto nello scorso webinar, lo ribadiamo adesso. C'era la questione, per esempio, degli impianti di videosorveglianza, se erano forniture composte in opera piuttosto che lavorazioni. Quando c'è un quid novi, e qui è la definizione che vi riporto, soprattutto con un progetto redatto dall'amministrazione, che quindi specifica le caratteristiche tecniche prestazionali che l'opera o l'innovazione che viene a crearsi deve avere, è chiaro che ci troviamo di fronte a una lavorazione, perché si ha un cambiamento del panorama, cioè viene creata qualcosa che prima non esisteva, e sulla base di indicazioni specifiche di un progetto redatto dal committente stesso. Arriviamo quindi poi al problema delle percentuali e della loro eventuale possibilità di ulteriore definizione. Abbiamo detto che è categoria prevalente, complesso delle categorie prevalenti non c'entra niente. Abbiamo detto che rimangono le definizioni di opere generali e opere specializzate. Abbiamo detto che rimangono, pur con questi piccoli disallineamenti, l'elenco delle cosiddette lavorazioni costituenti strutture, impianti e opere speciali, e arriviamo quindi al problema di che cosa possiamo non far subappaltare, perché come ha detto correttamente Antonio, adesso è il contrario, prima dovevamo dire qual era l'importo, adesso dobbiamo dire che cosa non può essere subappaltato e motivarlo nello specifico, partendo dal presupposto che oltre al limite del 50%, che peraltro, come anche qui sottolineato da alcuni colleghi, è comunque un limite che nel soprasoglia rischia un'ulteriore procedura di infrazione, perché non è ulteriormente giustificato se non appunto nel concetto di prevalente esecuzione. È chiaro che in un sistema come il nostro, che prevede un complesso di norme collegate alla qualificazione addirittura delle imprese private incaricate di funzioni pubbliche che attestano le competenze di questo e dell'altro soggetto, un sistema che poi in fase esecutiva consente a chiunque di entrare ed eseguire l'appalto è un controsenso. Però ecco, forse bisognava puntare più su altre questioni, magari sfruttando quell'apertura che soprattutto la giustizia comunitaria aveva lasciato sulla possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere che determinate lavorazioni potesse, per determinate lavorazioni non fosse possibile, ai fini della qualificazione, cumulare più capacità. Ma questo attiene eventualmente al sistema di qualificazione più che al sistema di esecuzione. Quindi oggi che cosa possiamo fare? Quello che consiglio io è scorporate tutto, anche magari le SIOS che non raggiungono
il 10% e i 150.000 euro, perché comunque le potete considerare a qualificazione obbligatoria. E dopodiché, se volete comunque restringere la quota subappaltabile di queste scorporabili, bisogna stare attenti, innanzitutto perché si parla di lavorazioni e non di parti. Quindi non è che posso, come invece sembrerebbe suggerire ANAC, mettere una percentuale di non subappaltabilità mantenendo per esempio il sistema preesistente delle SIOS. Ad oggi, secondo me, questo è incoerente con il dettato del nuovo 105, perché si parla appunto di prestazioni che non possono essere oggetto di subappalto perché vogliamo che vengano realizzate esclusivamente dall'aggiudicatario e quindi eventualmente con l'obbligo anche di RT. Quindi non ha senso che una lavorazione io la spezzo e dico sì, questa la puoi subappaltare, per questa invece devi essere qualificato e devi essere qualificato in maniera, diciamo così, aggravata, costituendo un RT obbligatorio. Con un altro problema che in qualche modo rimane di sottofondo, e sul quale bisognerebbe capire che fine ha fatto l'ordinanza della sezione terza del Consiglio dello Stato del giugno 2020, la 3702, se non ricordo male, che ha creato, o meglio, che ha posto sul piatto della valutazione da parte della Corte di Giustizia Europea il problema dell'appalto plurimo frazionato. Perché? Perché questo è il problema vero che si pone. Cioè, fino all'altro giorno per noi la lavorazione era unica, per cui anche nella scorporabile il sistema di qualificazione che fosse assunta da un singolo piuttosto che un raggruppamento era identico. Non era possibile cumulare subappalto e avvalimento. Lo stesso avvalimento plurimo è frutto anche lì di una condanna in sede di Corte di Giustizia Europea. Adesso siamo arrivati al problema del subappalto plurimo, ma in realtà il problema si pone in termini di cumulabilità della percentuale di subappalto e della percentuale di avvalimento, oppure della percentuale di possesso da parte del concorrente singolo. Questo è in realtà il vero problema, più che quanta percentuale o quale lavorazioni faccio subappaltare, perché ribadisco, in questa fase non complichiamoci la vita e a meno che non ci siano problemi specifici, certo, che però potremmo gestire in un'altra maniera. Penso al fatto che magari in presenza di 6-7 lavorazioni scorporabili rischiamo di trovarci in cantiere più imprese, tantissime imprese, per cui anche il discorso del pagamento diretto, del controllo da parte del direttore dei lavori e quant'altro rischia di essere effettivamente complicato. Ma questo eventualmente può essere un limite al numero di imprese, non al subappalto, perché può darsi che il nostro concorrente dica: non c'è problema, io ho un'impresa subappaltatrice unica che mi prende tutte le lavorazioni, quindi mantengo il limite delle tre imprese massime che tu vuoi vedere in cantiere contemporaneamente e sto a posto con la percentuale che volevi invece abbassare. Viceversa, ripeto, l'apertura all'avvalimento plurimo e forse sicuramente, perché le modifiche sono tali da rendere praticamente ormai identica la situazione dell'ausiliaria e della subappaltatrice, se arriveremo al subappalto plurimo si porrà anche il problema della cumulabilità, non tanto nella prevalente, dove è chiaro che il concorrente, l'abbiamo visto con il 60 e 61 e il 92 del 207, è chiaro che deve coprire tutta la prevalente, ma la possibilità di cumulare, o meglio di documentare la qualificazione nella scorporabile sommando la quota percentuale subappaltata e la quota posseduta o dal concorrente mandatario oppure da una mandante che non assuma per intero la scorporabile. Ripeto, questa era una cosa riconosciuta soltanto per le SIOS, ma proprio perché eccezione confermava la regola della unicità della prestazione, confermata peraltro da questo parere del Ministero delle Infrastrutture e recentemente anche da un TAR Umbria che è uscito qualche giorno fa, non ho fatto in tempo a inserirlo nelle slide. E in questo senso quindi anche il parere ANAC di precontenzioso, questo pure abbastanza recente, che invita o meglio, ritiene possibile il limite del subappalto per le SIOS, ripeto, mi sembra inconferente. A me preoccupa molto di più questa problematica che
Per adesso è rinviata alla Corte di Giustizia e quindi bisognerà noi in sede di gara specificare bene nella disciplina quale linea prendiamo e per evitare appunto di avere poi contestazioni in attesa che si pronunci il giudice europeo. Nella prossima slide, ho cercato di riassumere quelle che sono alcune delle differenze che ancora permangono sulla carta tra avvalimento operativo e subappalto qualificante, ma come vedremo sono pochissime, sono spesso più di forma che di sostanza. Di sostanza lo divengono in fase di esecuzione quando il subappaltatore esegue ed è un'impresa che entra in cantiere come impresa, mentre l'ausiliaria non entra direttamente come impresa, ma tramite le proprie risorse. Quanto poi il contratto di avvalimento sia in grado ad oggi di veicolare all'interno del cantiere in maniera corretta e coerente con la normativa il personale, questo ancora non ci è stato dato sapere. Sappiamo che si ricorre in determinate fattispecie, sempre sul filo di lana, i distacchi di manodopera, peraltro. Per carità, anche giustificabili in determinati periodi di crisi, oggi forse un po' meno, dove non si riesce a trovare né imprese né lavoratori. Però sappiamo insomma che è una problematica effettivamente reale, perché poi si riverbera su quelli che sono i controlli che il direttore dei lavori piuttosto che il RUP deve fare nella fase di esecuzione per verificare chi sta in cantiere, a che titolo e quindi chi è per esempio il responsabile per la corretta o non corretta esecuzione di una lavorazione, per la corretta o non corretta traduzione degli elaborati di progetto nella lavorazione che poi viene effettuata in cantiere. Con un'ulteriore attenzione da porre poi a quelli che sono i rapporti di tipo finanziario, quindi pagamenti diretti. Se abbiamo l'anticipazione, ricordiamoci che il nostro appaltatore dovrà a sua volta girare l'anticipazione ai subappaltatori, quindi quando e se andremo a pagare direttamente i subfornitori e i subappaltatori, anche lì scaleremo in quota parte la percentuale di anticipazione che, come saprete, è stata portata al 30%, ma come possibilità, non come obbligo. Lo ribadisco come ho fatto l'altra volta. Vi ho segnalato una clausola da questo punto di vista che può essere corretto magari inserire in un capitolato o scopiazzato da un capitolato tipo di ANAS, proprio perché consente in qualche modo di avere anche una contabilità fatta dall'appaltatore che ci consente in qualche modo di verificare che le quantità da pagare al subappaltatore sulla contabilità fatta dall'appaltatore siano effettivamente corrette e corrispondenti a quello che è il progetto. Chiaramente se invece, perché ANAC ha detto che il diritto è negoziabile fra le parti, se non procediamo al pagamento diretto, potrebbe essere utile, come suggeriva la nostra collega l'altra volta, reintrodurre quelle clausole con l'obbligo di trasmissione successiva di tutti i pagamenti effettuati a favore sia dei subappaltatori che dei subaffidatari, proprio per tutelare l'amministrazione da quella che è la responsabilità solidale per i pagamenti diretti, o meglio per i pagamenti che l'appaltatore deve fare nei confronti dei subappaltatori. Rimane come ultima problematica che abbiamo accennato anche l'altra volta, quello del subappalto chiamano qualificante nei contratti misti. Abbiamo detto che la questione è complessa, ANAC e la normativa in certi versi è chiarissima, per cui non esiste subappalto qualificante in toto nel caso di contratti misti o di concessioni con più prestazioni, perché comunque il concorrente deve garantire la copertura di tutte le prestazioni che vengono dedotte nel contratto, quantomeno con una idoneità di tipo professionale, che banalmente è riconducibile, per esempio, all'iscrizione alla Camera di Commercio per attività che siano coerenti con l'oggetto del contratto. E quindi questo poi si riverbera soprattutto per esempio, le piccole concessioni oltre ai contratti Global Service che abbiamo visto anche l'altra volta, piuttosto che le forniture con posa in opera che abbiamo pure richiamato adesso. Penso per esempio alle piccole concessioni che ci troviamo ad affidare magari
anche in maniera semplicistica per la gestione degli impianti sportivi, laddove prevediamo dei piccoli lavori di riqualificazione oppure semplicemente la manutenzione ordinaria e straordinaria. In quel caso noi dovremmo in qualche modo costringere le nostre povere società sportive a fare dei raggruppamenti temporanei per X anni, 5 anni, 9 anni, 10 anni, qual è tutta la durata del contratto per mantenere la capacità poi di eseguire quel particolare lavoro o la manutenzione che è dedotta in contratto come ripetibile nel corso degli anni. È chiaro che l'articolo 28 è indiscutibile, è una scelta giustamente del legislatore, corroborata da diversissimi pareri e anche da recenti arresti giurisprudenziali, però sul piano operativo soprattutto per gli appalti più piccoli, per le piccole forniture con posi in opera, pensiamo anche al servizio di manutenzione del verde, anche questo qui accennato la vostra collega, la nostra collega nel corso del precedente webinar, sono problemi grossi perché, ripeto, a fronte di piccoli contratti, quello che viene chiesto è di mettere in campo un'organizzazione amministrativa, mi riferisco appunto al fatto che bisogna andare al notaio, istituire il raggruppamento, mettere in piedi tutto un sistema contabile e fiscale collegato al fatto che si apre di fatto un nuovo soggetto giuridico per certi versi, che è inconferente o comunque fa a cazzotti con magari l'ordinarietà di certi appalti o soprattutto di certe concessioni come quelle dei piccoli impianti sportivi, non solo di quartiere, ma anche magari un po' più complicati, che comunque spesso sono gestiti da società sportive o associazioni che non hanno dietro la capacità e la competenza, ma soprattutto risorse economiche per gestire in maniera così complessa i rapporti con la pubblica amministrazione. Peraltro, questo è l'ultimo affidamento, questo dubbio, tra virgolette, era rimasto anche al Consiglio di Stato che aveva risposto ni, diciamo così, a quella che era la richiesta di parere fatto dall'ANAC, nello specifico sul contratto tipo del partenariato pubblico-privato per i contratti di opere, per l'esecuzione di opere, dove è rimasto sul tavolo il problema appunto dell'appalto a terzi, laddove il concorrente sia un soggetto che precipuamente svolga il servizio cui è sottesa la realizzazione di quell'opera, piuttosto che la ristrutturazione importante dell'opera stessa. Perché? Perché chiaramente è l'attività che più di tutte caratterizza l'esigenza dell'amministrazione e dall'altra anche caratterizza la lunga durata del contratto. L'appaltatore dei lavori, chiaramente una volta che ha realizzato l'opera, potrebbe tranquillamente sciogliersi dal rapporto contrattuale. Eventualmente potrebbe rimanere per la manutenzione straordinaria dedotta in contratto, ma anche lì ha senso mantenere in piedi un contratto di questo tipo, magari anche per 20, 25, 30 anni. Ecco, queste sono le problematiche reali, al di là, ripeto, della percentuale di subappaltabilità che, ribadisco, in questa fase lasciamo assolutamente liberi gli operatori economici di meglio organizzarsi senza prevedere ulteriori importi oltre a quelli della prevalenza nella categoria prevalente, ma stiamo attenti a questi altri aspetti invece più operativi e più problematici, che sono appunto collegati alla capacità di far qualificare i nostri operatori cumulando, sì, l'avvalimento lo sappiamo, cumulando i subappalti non lo sappiamo, cumulando subappalto e avvalimento, cumulando subappalto e qualificazione improprio. Ricordando, ribadisco che la normativa comunitaria consentiva queste limitazioni, perché tra i principi c'era quello che in determinate lavorazioni poteva essere chiesto una qualificazione integrale nella misura in cui si riteneva che cumulando minori capacità non si arrivasse ad avere una capacità pari a due, per capire uno più uno non sempre è uguale a due. Due che hanno fatto sempre un piccolo lavoro non è detto che sono capaci di fare un lavoro più grande. Non ho visto altre domande da mettere in evidenza, quindi Antonio, che dici? Vogliamo aggiungere qualcosa ai nostri colleghi che hanno avuto la pazienza di sentirci fino a quest'ora post meridiana? Ma, ovviamente leggeremo con attenzione le domande e quindi se non abbiamo risposto in modo completo a tutte quante, poi sarà il nostro onere integrare. Nel frattempo ringraziamo tutti quanti di averci ascoltato a questo
primo incontro, non banale, ecco, non semplice, perché atteneva a materie, diciamo, sulle quali le innovazioni sono, come vediamo, non solo della legislazione, della norma, ma anche della giurisprudenza, abbastanza rilevanti. E rimandiamo ai prossimi appuntamenti. Non so qual è il prossimo appuntamento su questa materia, Allora, Elisabetta. sinceramente in questo momento non lo so, devo essere sincera. Intervengo a video per un'altra questione. Chiedo a tutti i partecipanti per le prossime volte, abbiamo visto che molti di voi sono entrati direttamente tramite browser, e vi chiediamo quindi di preferire l'app, quindi di scaricare l'app seguendo le istruzioni che vi sono pervenute tramite mail per una miglior fruizione del webinar stesso. Invece per quanto riguarda i materiali didattici e la registrazione, potrete trovarli sul sito di IFEL, la sezione materiali didattici, e seguendo la nostra newsletter e lo stesso sito di IFEL, presto ci aggiorneremo per il prossimo appuntamento, che in questo momento sinceramente non so. Perché probabilmente questo era l'ultimo degli appuntamenti che avevamo in programma su questa materia, e infatti dobbiamo, diciamo così, Credo che programmare vadano per le programmati, nuove sì, credo che vadano mandate. programmati. Seguiteci comunque sul sito dell'IFEL e avrete tutte le informazioni necessarie. Vi ringrazio per essere stati con noi numerosissimi fino alla fine. Ringrazio Maria Teresa, ringrazio te Antonio e vi auguro un buon pomeriggio. A presto, grazie. Arrivederci a tutti. Grazie, buon lavoro a Arrivederci a tutti. tutti. Ciao. Grazie.